Ironia dei destini possismici. Il fotografo Roberto Grillo torna ad aprire il suo studio in centro storico all'Aquila, lungo corso Vittorio Emanuele, soggetto di uno dei suoi primi drammatici e bellissimi scatti a poche ore dal terremoto. Oggi un incontro con la stampa, l'inaugurazione vera e propria ci sarà sabato 21 e domenica 22, dalle 8 del mattino alle 8 della sera. Una scelta un po' folle, ma spiega Grillo, non potevo più aspettare, sentivo che ero pronto per tornare, una questione di sentirselo dentro. Anche se intorno ci sono solo cantieri e ben pochi abitanti, chissà per quanti anni ancora. Un ritorno che va vissuto come il coronamento a 35 anni di onorata carriera, e il suo non sarà solo un tradizionale studio fotografico, ma una galleria d'arte, un'esposizione permanente, anche delle cornici del padre artigiano Nicola Grillo, luogo di eventi legati all'arte e al demone del fotografare, utilizzando anche il bel cortile di Palazzo Alessandri appena ristrutturato, messo a disposizione dei proprietari dei locali del nuovo studio Grillo, affittati, caso raro nel possismo aquilano, a prezzo equo, proprio a seguito di un appello a mezzo stampa del tenace fotografo. Il mio, diciamo, la mia azione ovviamente non è soltanto commerciale, ma c'è un retro pensiero fortemente culturale e artistico, quindi spero prima di ogni cosa di poter diventare nel mio piccolo e nel mio settore un punto di riferimento in una città che comunque è ancora sicuramente troppo vuota, e spero di riprendere e di riavvicinare tutti i miei clienti e amici che ho perso dopo il terremoto di vista, ovviamente, e magari acquisirne nuovi. Comunque così, un segnale di ritorno oltre le attività di somministrazione di cibo e bevande, così, spero di dare un piccolo segnale. Quindi anche lei si è, diciamo, reinventato aggiungendo anche servizi, prospettive? Bah, oddio, in realtà l'unica novità che c'è rispetto alla mia fase precedente il terremoto, semplicemente l'idea, avendo rapporti con gallerie d'arte ormai in giro per il mondo, ho pensato di diventare qui all'Aquila gallerista di me stesso, nel senso proporre oltre a quello che ho sempre fatto, quindi fotografia di matrimonio, ritratti fotografici o non so, le cornici di mio padre, quello anche nello stesso spazio di proporre comunque la mia fotografia d'arte, che all'Aquila è realmente una grande novità.